essere giornate come queste mi fa capire che c'è ancora entusiasmo, c'è gioia, c'è voglia di fare, c'è voglia di costruire, voglia di portare fiducia e speranza nelle altre persone. E quindi anche grazie al tuo contributo che hai parlato direttamente col cuore. Io produco degli audio di meditazione che è una meditazione un po' diversa dalla classica, dalla tradizionale meditazione. È una meditazione che va a lavorare sulle visualizzazioni e quindi aiuta a riprogrammare la nostra parte inconscia oppure fare ricerca, ricercare qualche strumento valido per comprendere se siamo sulla giusta strada o possiamo magari tirare meglio al bersaglio, ok? Quindi, ok, molte volte si sente parlare di obiettivi, no? Obiettivo, devi avere un obiettivo. In realtà nei miei corsi parto sempre dal presupposto che l'obiettivo è estremamente importante, ci aiuta a far chiarezza, ci aiuta a delineare la nostra direzione. L'obiettivo è mio o di qualcun altro? L'obiettivo è quello che voglio io realmente o è preso in prestito da un'idea che ho di quell'obiettivo? E quando pensiamo a un obiettivo dobbiamo pensare a, come ci ha suggerito prima, cosa voglio io da questo momento, oppure che cosa voglio realizzare in questo momento. La seconda domanda è: cosa devo fare per raggiungere ciò che desidero? Quindi quali sono le azioni che mi permetteranno di raggiungere quell'obiettivo? E la terza è, che quella più importante secondo me, è perché voglio realizzare quella cosa. C'è una quarta domanda che spesso nessuno mi fa: cosa sei disposto a perdere? Perché se voglio raggiungere un obiettivo, se voglio raggiungere una meta, qualcosa devo togliere da qualche parte. Partiamo dalle 4 R. Cosa vuoi realizzare oggi? Partiamo sul chi sei. Cosa vogliamo realizzare da qui al prossimo mese? Se so che cosa voglio e non lo faccio, alla fine arriviamo alla seconda R. Dopo un po' di tempo ci rassegniamo. Ma c'era la terza R, che è ancora peggio, sono i rimpianti. Sono i rimpianti. Quindi è cosa vuoi e riconosci intanto quello che fai. Quindi elimina quelle 2 R, rimpianti e rimorsi. Quanto vali? Caspita ragazzi, noi ci dimentichiamo quanto valiamo. E poi c'è un'altra parte importante, perché abbiamo creato un programma di 3 mezze giornate per chi vuole, per chi partecipa a questi eventi, proprio che vanno a lavorare su obiettivi, motivazione e la gestione dello stato, gestione emotiva. Motivazione, deve esserci un'azione, cioè un motivo. Quindi ritorniamo a quelle domande che abbiamo fatto prima. È importante capire che se vogliamo raggiungere un obiettivo, anche se non arriviamo quello stesso giorno, ci mettiamo un giorno in più, però intanto abbiamo fatto qualcosa. E poi arriviamo alla visione, perché se voglio essere motivato a mio modo, quella visione mi permette di mantenere un'energia più alta, quella visione mi permette di avere una frequenza più alta, e quando ho una frequenza le circostanze si muovono a nostro favore. Alla fine che cos'è la vita? È un film. Tu sai cosa vuoi? È il quadro dei sogni. Adesso mettiti al lavoro e falla diventare realtà. Così il quadro della visione è quello che ti aiuta a focalizzare esattamente cosa vuoi. Ma la cosa più importante, se voglio farvi capire una cosa sola stasera, è che, questo pomeriggio, è il quadro dei sogni o il quadro della visione. Incomincio da qui. Se non sai esattamente che cosa vuoi, puoi andare a destra, puoi andare a sinistra, puoi andare qui. Succede, la vita succede, qualcun altro decide la strada per te. Ma se tu focalizzi e sai esattamente che cosa vuoi, puoi farlo. È come una mappa. Che ognuno di noi è diverso.
Ognuno di noi ha le sue caratteristiche, ognuno di noi è una persona che lavora, pensa e ha un bagaglio diverso da quello degli altri. Quindi nasciamo già per esempio con delle capacità, con dei talenti, qualcosa che ci viene naturale, qualcosa che ci viene più facile. Cosa facciamo, cosa possiamo fare con questo talento? Possiamo investire del tempo, investire delle risorse, lavorarci finché cosa succede? Questo diventa un punto di forza. Diventa un punto di forza, cioè qualcosa su cui noi possiamo contare e sul quale eccelliamo, nel quale siamo veramente forti. Trasformare i talenti in reali punti di forza richiede pratica e duro lavoro, come per i punti di forza fisici. Cioè, queste sono le quattro famiglie, ok? Io posso essere, allora, più nella famiglia esecutore, oppure influencer, questa l'ho lasciata in inglese perché in italiano non rendeva quello che avevamo trovato, costruttore di relazione o pensatore strategico. Un esecutore è una persona che prevalentemente fa cadere le cose, una persona che lavora per obiettivi, viaggia in questo modo, ha un obiettivo e lo vuole raggiungere, per cui questo è uno stimolo per lui, mentre un influencer è una persona che prende iniziativa, parla, ok, si assicura che il team venga ascoltato, è una persona sulle quali gli altri possono contare. Il costruttore di relazioni invece ha l'abilità proprio di costruire relazioni, di costruire rapporti forti che aiutano in questo caso magari a tenere insieme la squadra, ma può essere a tenere insieme la famiglia, eccetera. Il pensatore strategico è ancora diverso, una persona che lavora sull'organizzazione mentale in un certo modo. Questi sono i vari talenti, vedete, determinato, organizzatore, adesso non c'è veramente tempo per parlarvene. Interessante, i tuoi talenti non determinano cosa fai, ma piuttosto determinano come lo fai. Possiamo avere tutti lo stesso obiettivo, ma arrivarci per percorsi diversi. Così non è l'obiettivo che cambia, è il percorso che ne facciamo. Questo è molto diverso. Ed è importante ricordarlo. Non confrontiamoci, non paragoniamoci, guardiamoci dentro, come veniva detto prima, guardiamoci dentro, cerchiamo di capire chi sono io, cosa voglio io, perché lo sto facendo. Queste sono chiavi importanti, come diceva anche Carlo, per poi poter fare quello di cui si è parlato. Quel programma è bellissimo, quello che avete nelle mani, ma bisogna farlo secondo quello che è il nostro modo di essere. Deve essere un lavoro piacevole. Le persone lo sentono quando facciamo un lavoro che ci piace. When I started doing doTERRA, one of my goals, and you guys have all that heard me talk know this, so I'm going to just give you a quick little refresher here. Io vi dirò un paio di cose che alcuni sanno già, perché mi hanno già sentito parlare di questo, però vi rinfresco un attimino la memoria al riguardo. My goal was to get an essential oil in every home. Il mio obiettivo era di portare un olio essenziale in ogni casa. That was my mission. Quella era la mia missione. Because I knew if I did that, I could help touch a lot of people and change your life. Perché sapevo che se avessi fatto quello, sarei riuscito a toccare tantissime persone e cambiare molte vite. And many of you know the situation that we went through a little over 2 years ago with my wife. E molti di voi sanno la situazione che abbiamo dovuto attraversare invece un paio di anni fa con mia moglie. I'm assuming everybody know, anybody not know what happened? C'è qualcuno che non sa cosa è successo? Di cosa sto parlando? Oh, okay. Ah, okay. I was going to shorten it, but I'm going to tell you what happened then. Pensavo di farla molto breve, ma invece forse ve la racconto. So 2.5 years ago, I got a second mission. 2 anni e mezzo fa mi è venuta una nuova missione. Ho creato una nuova missione. I was actually in Milan teaching a class kind of like this. Ero proprio qua a Milano e stavo insegnando un corso, una lezione come oggi. And then I jumped on an airplane and I flew home. E sono dovuto saltare su un aereo per tornare a casa. And as I'm landing in New York City, e come sono atterrato a New York, I got a text from my daughter-in-law. Call me immediately in all capital letters. Ha detto in maiuscolo, c'era scritto chiamami immediatamente. And she told me that my wife had an ictus. E mia nuora mi ha detto che mia moglie aveva avuto un ictus. Because those of you that know me, my wife is my light, my life and my world. She's everything to me, and it was very devastating to find out that she was in trouble. Per quelli che mi conoscono sanno che mia moglie è la mia vita, il mio mondo, e per me era devastante sapere che lei fosse in pericolo e non potessi parlare neanche.
da quello che si era poi scoperto, parlando con il dottore, mi mostrava le lastre, dicevano che aveva avuto un ictus. But we discovered she didn't have an ictus, she didn't have a stroke, she had a brain tumor. Ma abbiamo scoperto che non era così, non era stato un ictus, ma era un tumore al cervello. And so she had surgery. Lei ha avuto l'operazione. And they removed the part of her brain that controls the left side of your body. E hanno rimosso una parte del cervello che controlla la motorietà della parte sinistra del corpo. And the surgeon came out and talked to me afterwards. He says there is no stimulation. She will be permanently paralyzed. Okay. E il chirurgo alla fine dell'operazione è venuto a parlarmi e mi ha detto: guarda, non c'è nessun tipo di stimolazione per cui lei sarà definitivamente paralizzata. That she's doing physical therapy, and at the same time we're talking about doing chemotherapy and radiation. Quindi mentre stava facendo la fisioterapia, allo stesso tempo si parlava di fare chemioterapia e radioterapia. She struggled a whole lot just to barely move. She worked so hard, and I could see how much effort she put into just trying to even move her fingers. Inizialmente io vedevo la fatica che faceva e quanto lavoro, quanta fatica aveva dovuto mettere solo per riuscire ad arrivare a muovere appena la mano. So my second mission became, quindi la mia seconda missione è diventato financial freedom, la libertà finanziaria. For you. Per voi. Io non ho dovuto abbandonare mia moglie per 2 anni e mezzo. However, I can tell you it's a big blessing to me to have her with me. Comunque vi posso garantire che è una grandissima benedizione per me il fatto che lei sia comunque con me. Because when the doctor came out of the operating room and told me that she was paralyzed, he also told me, perché quando il dottore è uscito dalla sala operatoria e mi ha detto che lei sarebbe rimasta paralizzata, mi ha anche detto, the type of tumor she has is also cancerous. Che il tipo di tumore che lei aveva era un cancro. And they gave her 18 months with therapy, they could double this time. E gli hanno dato 18 mesi e con la terapia si potevano raddoppiare. But we've done everything and my wife is perfect. Ma abbiamo fatto tutto e mia moglie al momento è in forma perfetta. In every way. In tutti i modi.